Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato in pineta, qui la situazione è già diversa rispetto ai fiumi dell'altro giorno. Praticamente, penso grazie al favore lunare, siamo in fase di luna crescente. Gli ascomiceti, anche se sono in un periodo di forte siccità, hanno iniziato veramente tanto a svilupparsi. Dall'altra settimana ad oggi ho assistito alla nascita di circa gruppi di 50, anche 100 esemplari, ho contato, di Helvella leucomelaena, quindi un ascomicete molto simile come consistenza, generi alle morchellacee, quindi tra un po' ragazzi ci siamo per quanto riguarda le pinete. Speriamo davvero piova, speriamo che comincino. Tutte le Helvella che si rinvengono in questo periodo, ragazzi, sono dei funghi comunque tossici, quindi vi invito solo a fotografarli, a filmarli nella loro bellezza, non andate a raccoglierli perché causano delle sindromi allucinogene e comunque già l'odore e il sapore vi invitano a non mangiarli perché sanno di candeggina, di ammoniaca, quindi dei gusti, degli odori che già naturalmente vi invitano a non raccoglierli. Come asparagi invece siamo quasi totalmente fermi, si vedono solo sotto i ceppi, quelli più vecchi, quelli più nelle zone assolate che conosco da anni, dei piccoli turioni in formazione, quindi ci vorranno ancora delle settimane prima di una raccolta consistente di asparagi selvatici. Mentre i bruscandoli li ho già trovati ai bordi dei fossi e delle strade, sono grandi circa 4-5 cm come germogli, lasciamoli crescere e raccogliamoli quando avranno almeno 10 cm di lunghezza, che saranno giusti e freschi. In questo momento posso dirvi che sta soffiando un forte vento di scirocco, c'è sempre questo asciutto, non piove. Ho incontrato alcuni animali oggi, dei caprioli che però non sono riuscito a filmare perché mi hanno praticamente quasi saltato addosso e avevo il telefono in tasca, dei fagiani, delle lepre, delle poiane, quindi anche come fauna è un piacere farsi la camminata di mattina e trovare questi animali nel bosco. Attendendo nascite più copiose di funghi e un germogliare più consistente di piante, oggi ho portato dietro di me un paio di guanti e dei sacchi, farò una raccolta di immondizia nelle zone qua delle pinete vicino al mare, in maniera di renderle pulite, togliere l'inquinamento che vi è presente e quindi portarvi anche dei video migliori. Mi raccomando, non buttate immondizia per terra.
anche oggi, ragazzi, la monnezza fa da padrona. Io ho la borsa piena, vado a svuotarla in qualche cassonetto. Mi raccomando, non seminate rifiuti in giro e pulite i rifiuti degli altri. Se il video vi è piaciuto, se le mie operazioni di pulizia sono state apprezzate, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete i miei video e noi ci vediamo la prossima settimana o tra una decina di giorni, che siamo in procinto d'arrivo delle morchelle. Ciao!